Appassionati di pallavolo, amici legati alla Cucina Lube Civitanova, ben trovati naturalmente al magazine dedicato all'approfondimento della formazione cuciniera. Prima gara di semifinale, purtroppo su questo campo, l'Aerosole Forum, la battuta d'arresto contro Trento, probabilmente la squadra più in forma di tutta la Superlega e forse anche di tutti gli altri campionati europei, per quello che sta dimostrando, per quello che ha conquistato fino ad oggi, comprendendo naturalmente anche la finale di Champions League. Si è persa a gara 1, ma semifinale ancora apertissima, del resto nelle ultime due stagioni, quando la Cucina Lube Civitanova ha vinto poi il tricolore affrontando proprio in semifinale Trento su questo campo, gara 1 l'aveva in entrambe le circostanze perse, quindi aggrappandosi un po' alla statistica, tutto sommato, una volta che questa battuta d'arresto è maturata, può essere anche di prospettiva importante e con ottimismo a pensare che si possa ripetere quanto fatto nelle ultime due stagioni. Fatta questa premessa, ci confronteremo sul tema, ma anche su altri temi legati alla Cucina Lube Civitanova, con Enrico Diamantini, centrale della formazione biancorossa. Ben trovato. Ciao, buonasera a tutti. Attacchiamoci un po' alla statistica, no? Si perde gara 1 contro Trento in semifinale, però poi si vince lo scudetto, quindi per il momento va bene. No, non va bene, per il momento non va bene. Poi dopo sì, c'è questa statistica, ma non vuol dire molto, ovviamente. Ieri purtroppo abbiamo ricevuto questa sconfitta da Trento, come hai detto te, sono in un gran periodo loro. Sono in un bel periodo di forma, soprattutto secondo me anche una forma mentale, perché probabilmente saranno anche stanchi, hanno avuto tante partite, queste cose qua, ma quando dalla tua c'hai la testa fai quel qualcosa in più che ti serve per poi vincere, e quindi probabilmente grazie a questo sono riusciti a portare a casa la vittoria. Poi magari la analizzeremo meglio, ma sono stati bravi a vincere qua nel campo nostro, dove noi ovviamente volevamo fare bene. Un 3-0, non dico nettissimo, però abbastanza perentorio, secondo set decisamente molto più equilibrato, meriti, dicevamo, a Trento, ma dov'è che è mancata la Cucina Lube Civitanova in questa gara 1? Ma guarda, purtroppo primo e terzo set alla fine la differenza è stata poca, di un pallone o due. Il secondo addirittura sembrava quello più indirizzato verso la nostra parte, perché eravamo avanti 19-14, sì. E poi dopo lì in un turno loro al servizio si è spenta la luce e abbiamo poi perso il set, ci hanno recuperato e sorpassati anche. E in generale loro hanno giocato bene e noi di sicuro non abbiamo fatto una brutta partita, neanche una delle nostre migliori partite. Abbiamo fatto un po' di fatica in certe situazioni sul cambio palla, come nel secondo set, dove lì bisognava fare un cambio e non siamo riusciti ad uscirne. E poi magari in altri momenti, tipo a inizio il primo set, abbiamo sbagliato parecchie battute, e quindi ci sarà da riguardare un po' di queste cose. E poi non bisognerà buttare via tutto, perché pur avendo perso 3-0 si è perso 2-7 per un punto, e il secondo eravamo anche abbastanza tranquillamente sopra per poi dopo bloccarci, quindi sì, inganna un po' il 3-0, è stata comunque una partita equilibrata. Sì. Chi ha vinto soffrendo e giocando punto su punto. Questi sono i playoff, semplice. Sono partite così, sono piene, toste, e quindi bisogna pensare a cosa sistemare. Ne avevamo già parlato in queste settimane di preparazione alla partita, e bisognerà farlo meglio, andare su a Trento, azzerare. Purtroppo per fortuna i playoff sono così, si gioca ogni tre giorni, si ripensa subito alla partita dopo, e l'importante alla fine, sì, il risultato, ma è portare a casa la partita 3-2, 3-0, quello che è, bisogna vincere. Qui non si parla di punti. Esatto, nei playoff conta chi vince la partita, non conta come si è vinto, e se si è vinto 3-0 al tie break cambia assolutamente poco. Quindi soprattutto la ricezione, secondo te Enrico, non è andata un po' quella che è stata l'analisi anche di Blengini, poi ascolteremo le interviste del dopo gara, ricevendo non benissimo, magari poi si ha difficoltà ad attaccare. Quindi... Ma allora loro, ragazzi, loro hanno dei grandissimi battitori, sì, come li abbiamo anche noi, quindi anche loro delle volte sono andati in difficoltà. All'inizio probabilmente abbiamo fatto qualche errore di troppo il primo set in battuta, e poi si è perso 28-26 per un niente, avevamo avuto anche forse qualche palla per chiuderlo, e poi dopo lì nel secondo set sì, ci siamo bloccati sul cambio palla e magari su qualche ricezione, su qualche dopo situazione di palla alta dove potevamo far meglio e dovevamo, diciamo, cambiare, fare il cambio palla.
In ricezione sì, magari abbiamo sofferto, ma ci sta, loro sono dei grandi battitori, dobbiamo far meglio su alcuni palloni più semplici dove magari non ci mettono troppo in difficoltà e cercare di avere il nostro miglior gioco, perché lo possiamo fare, abbiamo un palleggiatore che con ha già con la ricezione anche un po' così non così, pulitissima riesce a costruire, sì, bene a fare parecchie cose, diciamo, a mettere in difficoltà l'avversario, quindi dobbiamo aiutarci tutti quanti più a vicenda per fare il nostro gioco e poi dopo con i nostri attaccanti mettere palla a terra. Bisogna anche dire che in questa gara purtroppo non era a disposizione il capitano Osmani Vantorena. Nelle ore precedenti a questa gara 1, il riacutizzarsi del dolore al problema alla spalla, ci auguriamo essere niente di preoccupante, naturalmente saranno fatti degli accertamenti, però è anche vero che veramente questa Cucina e Lube Civitanova, al di là dell'assenza di Osmani importantissima, appena detto che ora siamo tutti, possiamo allenarci tutti insieme per provare ad essere la migliore Lube esprimendola in questi playoff scudetto, subito un nuovo problema. È una stagione veramente quasi maledetta da questo punto di vista. Purtroppo va così quest'anno, nel senso, non che ce lo aspettiamo ormai, perché vorremmo anche noi essere tutti quanti, poter affrontare gli allenamenti, le partite tutti quanti insieme e crescere insieme per quest'ultimo periodo, ma purtroppo è ricapitata questa cosa, adesso verranno fatti degli accertamenti come hai detto te, però noi andiamo avanti lo stesso, certo. Possiamo mettere in campo Jante, Kovar, e quindi giochiamo con quelli che siamo e andremo su a Trento con questi qui per vincere ovviamente. Certo, perché insomma quando si arriva a secondi o primi in Superlega, il playoff è teoricamente un vantaggio perché si giocherà l'eventuale bella in casa, però giocando la prima in casa, perdendola, questo vantaggio viene completamente capovolto, no? Sì, perdi il fattore campo facendo così, però adesso vediamo, intanto pensiamo... Cioè le pressioni psicologiche sono maggiori, no? Perché poi a Trento non si può perdere, perché altrimenti ci sarebbero tre match ball. Diventa, sì, è difficile, però adesso pensiamo ad andare a Pasquetta a Trento e a giocarci la nostra partita e cercare di azzerare questa cosa e di ritornare sull'uno pari con le gare. Allora, a proposito di questa partita di gara 1, si parlerà già di gara 2 in programma, come ricordava Enrico Diamantini, lunedì di Pasqua alle 20:30 a Trento, anzi scusate alle 18 a Trento, e naturalmente sentiamo i commenti del dopogara al microfono di Marco Tentella, sentiremo il coach Blengini, l'ex Lucarelli e il libero biancorosso Fabio Balasu. Blengini, lo 0-3 probabilmente non rende giustizia a una partita che comunque è stata equilibratissima in tutti i set. Sì, ma al playoff si sa, 3-0-3, 3-2, vittoria e sconfitta, ok? Abbiamo perso, credo che loro abbiano giocato con molta più regolarità rispetto a noi. Noi per due set abbiamo fatto una fatica enorme ad avere continuità col cambio palla, soprattutto perché facevamo fatica a dare continuità alla ricezione. Dopo nel terzo set, secondo me quello l'abbiamo... Primo set abbiamo sbagliato anche molte battute, però... Il saldo battuta è sempre un saldo complicato, perché quando si incontrano squadre di grande qualità, per non sbagliare battere facile non si sa mai qual è l'argomento, no, più conveniente. Però al di là di questo, credo che nell'economia della partita la continuità di cambio palla, legata soprattutto per noi nei primi due set al tema della ricezione, sia stato un tema che nel terzo set abbiamo pochettino migliorato. Infatti insomma abbiamo avuto un cambio palla con più continuità, poi il primo e il terzo sono due set che si sono decisi ai vantaggi per un pallone, e quello, la differenza la fa un contrattacco, la differenza fa un punto su attacco di palla alta piuttosto che un mano fuori, e quindi loro si sono portati a casa questa vittoria. È stato pesantissimo quel blackout nel secondo parziale, no? Magari pareggiando i conti in quella circostanza avremmo assistito a un finale diverso. Sì, è sempre difficile col senno di poi, no, fare delle conclusioni su come sarebbe stato. Certo è un peccato, avevamo qualche punto di margine, abbiamo subito lì in ricezione soprattutto un ace diretto e molte palle staccate dove non siamo riusciti a girare, e dopo loro lì ci hanno raggiunti e quello è stato un peccato, perché c'era il vantaggio, però il tema era proprio quello lì che dicevo prima, no? Riuscire a dare continuità alla ricezione, una squadra come la nostra che insomma quando riceve ha un palleggiatore abile e creativo, attaccanti centrali molto, molto abili in attacco, insomma attaccanti di palla veloce, è chiaro che, no? Noi stiamo lavorando molto sulla palla alta, però insomma se riceviamo meglio sicuramente è più semplice. Volendo cercare un aspetto positivo, le faccio notare che anche nella passata stagione
sempre in semifinale con Trento, la prima partita in casa la Lube l'aveva persa. Sì, sì, ma qua no, noi diciamo che bisogna voltare pagina quando si vince, perché il playoff, tutte le partite è una storia diversa, e questo vale anche in questo caso. L'anno scorso era stata una sconfitta sul filo di lana 3-2, una partita più tirata, più ad andamento, no, alterno, sembrava che potessimo portarla a casa noi 3-1, poi invece hanno vinto loro 3-2. Però chiaramente bisogna sistemare, noi sappiamo che incontriamo una squadra che in questo momento non solo è sulle ali dell'entusiasmo, ma è insomma la squadra che in questo momento sta meglio, no? In termini non solo tecnici, ma anche di atteggiamento, esatto, di testa, per essere semplici. E quindi sapevamo di affrontare una semifinale ad altissimo coefficiente di difficoltà. Noi dobbiamo pensare a sistemare noi alcune cose per giocare meglio, soprattutto alcune situazioni, che sono quelle che ho detto prima, perché il nostro avversario, al di là di essere in vantaggio 1-0, questa qualità sicuramente la metterà sul campo anche in gara 2 nelle prossime partite. Riccardo Lucarelli, probabilmente siete stati condannati dai troppi errori, no? Sì, sì, primo set abbiamo fatto troppi errori in battuta e questo è diventato un po' più semplice per loro. Dopo il secondo set abbiamo sistemato un po' meglio questo, anche la recessione è entrata un po' più meglio dopo il primo set, ma abbiamo sbagliato troppo anche le robe un po' più semplici, ma anche ovviamente giocavamo contro una squadra che è molto forte in tutti i fondamenti, quindi sapevamo che sarebbe una partita difficile, ma abbiamo avuto l'occasione per vincere i set, per fare un po' meglio in qualche occasione. Quindi adesso sicuramente dobbiamo cambiare questo tipo di cosa, perché possiamo fare molto meglio sicuramente. A questo punto gara 2 a Trento diventa molto importante, no? per la serie. Sì, sì, in questo momento ogni partita sarà complicata, anche qua, là a Trento. Probabilmente lì loro giocano a casa con un pubblico anche che aiuta, probabilmente siano più carichi, ma anche noi dobbiamo arrivare anche lunedì lì carichi per trovare una battaglia. Tu sei un giocatore con grandissima esperienza in campo internazionale, come ci si rialza da una sconfitta così come quella di stasera? Purtroppo in tutta la mia carriera ovviamente ho perso partite, ho vinto, quindi tu devi andare sempre avanti, indipendente se si perde o si vince, perché se perdi tu devi capire cosa hai sbagliato per fare meglio la prossima partita, e se vinci tu devi vedere le robe che ha fatto bene e probabilmente migliorare le altre che sono sbagliate. Quindi adesso è con umiltà guardare la partita, cosa possiamo fare meglio. Ovviamente sappiamo tante cose che possiamo fare meglio, ma questo è da discutere lì con tutti noi, facendo l'allenamento e arrivare lì bene con la mente per giocare. Fabio Balaso, magari non è la partenza che si sperava. No, decisamente no. Sapevamo che era difficile, anche se comunque iniziavamo in casa nostra. Sapevamo che loro sono in un momento di forma molto, insomma, si vede che giocano molto bene. E niente, ci hanno messo in difficoltà con la loro battuta in alcuni momenti, poi abbiamo reagito, però ci è mancato qualcosa in più, quei due palloni in più per fare la differenza, per portarci a casa magari un set, e poi da lì magari la partita cambiava. Il rammarico più grande è sicuramente per il secondo set, no? Sì. E infatti proprio quello parlavo prima, che comunque ci hanno messo in difficoltà in quel frangente lì, eravamo sopra di 3 punti, abbiamo preso un break di 6-7 punti consecutivi e con una battuta loro che magari non era così irresistibile, e ci hanno messo in difficoltà, poi alla fine qualche errore di troppo e alla fine abbiamo perso quel set che era molto importante per noi. Rientriamo ancora qua all'Aerosuole Forum, sede naturalmente della nostra trasmissione. Enrico, allora, intanto bisogna girare anche in fretta, no? Quando c'è un risultato negativo, anche che fosse positivo, la pagina, per poi rituffarsi da subito, visto che poi si gioca ogni 3 giorni nei playoff, come dicevamo, a gara 2 in questo caso, comunque alla partita successiva. Cosa dovrà fare la Lube per uscire con un punto e mettere in parità questa semifinale? Sì, sì, come dicevo prima, per fortuna i playoff hanno delle partite ogni 3 giorni e non si può star troppo a pensare alla sconfitta, anche se è successo veramente ieri, e quindi oggi sarà difficile magari allenarsi, o perlomeno non allenarsi, ci si allenerà, certo, ma a stare con la testa, abbiamo ancora qualche scoria, eccetera, no?
Però dobbiamo subito resettare, anche avessimo vinto dobbiamo subito, non cambiava nulla, dici. No, bisogna subito pensare alla partita dopo, perché viene dopo 3 giorni, non abbiamo tempo, una settimana o 10 giorni per star lì e magari fare troppe discussioni o cosa, quindi sia quando si vince che quando si perde c'è questa cosa qua nei playoff. Adesso avremo questi 2 o 3 giorni per magari parlarne, cercare di vedere quali sono le cose, e poi in quei pochi giorni si proverà ad allenarle queste cose e si cercherà di sistemarle poi per la partita su a Trento, ovviamente. È anche vero che questa Cucina Lube Civitanova, tu sei qua ormai da qualche anno, nei momenti di difficoltà, quando non dico che sembra tutto perso, ma quando effettivamente bisogna dare, oltre alle proprie qualità, oltre alle proprie forze, qualcosa in più, puntualmente questa Cucina Lube in campo ce la mette. Sì, 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 questo è una cosa che ci ha caratterizzato negli anni, penso, e come dicevi anche tu, nei momenti di difficoltà, in momenti di stagioni particolari, siamo riusciti di solito ad uscirne. Quindi questo di sicuro è una parte della nostra squadra, del nostro carattere che abbiamo, e speriamo venga fuori anche in questa situazione. Senti, oltretutto che la Superlega sia il campionato più impegnativo, più di qualità a livello mondiale, così la definiscono, lo confermano i fatti, perché voi che comunque siete arrivati secondi rispetto a Trento terza, avete perso gara 1, ma anche Perugia, che sembrava una squadra imbattibile fino a poche settimane fa, la squadra destinata a vincere tutto, poi ha sofferto già nel quarto di finale contro Cisterna, addirittura nella prima gara giocando in 4-7, poi ha vinto la gara 2, ha perso la semifinale di Champions League e in semifinale è stata battuta da Modena in casa, quindi anche per Perugia, insomma, aumento di difficoltà, ma soprattutto la dimostrazione, ripeto, che conta poco che arriva prima, seconda, terza o quarta, perché poi la qualità è abbondante in ogni formazione. Sì, sì, questo è il campionato italiano, lo sappiamo, lo diciamo sempre, spesso, anche quando si parla magari durante il campionato e si parla delle partite con magari squadre che sono molto più giù in classifica, si dice sempre non bisogna prenderla sotto gamba, perché questo è il campionato italiano ed è bello proprio per questo, perché ogni squadra può impensierirti, darti difficoltà di gioco, anche se si trova in una posizione completamente opposta di classifica o esprime un altro tipo di gioco. Quindi questo vale ancora di più, soprattutto per le prime 3 o 4, che magari ci sarà stata una classifica, una regular season, però poi quando si arriva in questi momenti si deve giocare e si deve vincere, e vengono fuori, infatti, come hai detto te, magari delle vittorie anche di squadre che sono arrivate più sotto, sì, in classifica. Può succedere, questo è il bello, e lo sappiamo, e niente. Premesso che i valori sono, dicevamo, di queste 4 squadre assolutamente importanti per ognuna, che probabilmente Perugia, per quello che ha dimostrato fino ad oggi, è la squadra che ha qualcosa in più, Modena forse era la squadra delle 4 che aveva espresso invece meno rispetto a quello che potenzialmente era il suo valore, ma che in tanti, io compreso, abbiamo detto poi nei playoff, però attenzione, perché questa Modena può fare scherzi a chiunque. Rischia, sì, di vincere il tricolore, ci auguriamo di no perché sia la Lube, ma nel momento in cui non fosse questo non lo so, però sì, non bisogna, si è sempre parlato di Modena fin da quest'estate, quando ha fatto la squadra, che avevano una squadra piena di individualità, e purtroppo durante l'anno, purtroppo magari per noi per fortuna, hanno un po' faticato, sì. Però adesso siamo nella parte finale, immagino che anche loro vogliano riscattarsi un po' da questa stagione, e sappiamo che possono essere e sono pericolosi, come abbiamo appena visto a Perugia, sono pericolosi perché hanno giocatori come Bruno, Abdelaziz, Ngapet, Stankovic, certo, Leal, che non bisogna stare a spiegare tanto chi sono, e quindi sappiamo che possono dar fastidio, infatti sono andati a Perugia, hanno vinto 3-1 bene a Perugia con una gran partita, una gran prova di forza, quindi bisogna stare attenti, sì, sì, sicuramente. Senti, ritornando a Trento, poi chiudiamo questo nostro appuntamento, è una squadra molto giovane, no? Quando si è giovani magari si pecca inizialmente in quello che è il rendimento, però ci sono margini di crescita nel breve periodo a volte importanti, forse è quello che ha attraversato, ha avuto come evoluzione la squadra di Lorenzetti, no? Sì, anche come dicevo prima, quando si parlava magari quest'estate di roster, no? Quando vengono fatte le squadre si guardavano spesso i roster e si parlava sempre di Modena, Lube e Perugia, Modena, sì, Lube e Perugia, e Trento si vedeva sempre con un passo dietro. Invece, come hai detto te, è arrivata alla fine terza, ha vinto la Supercoppa, è arrivata in finale di Coppa Italia, ha vinto, adesso è in finale di Champions, eliminando la stessa Perugia.
perché loro probabilmente hanno fatto un altro tipo di squadra, hanno puntato su dei ragazzi giovani per alcuni ruoli e poi dopo però durante l'anno hanno avuto una crescita, hanno avuto dei momenti dove si vedeva che avevano delle potenzialità per poi tenerle, diciamo, ultimamente costanti, perché hanno un livello di gioco costante alto e questo di sicuro ha pagato a lungo termine per loro. Anche la vittoria dell'Europeo con tanti giocatori italiani che sono in forza a Trento credo abbiano dato ulteriore fiducia, no, a questa squadra, a questi giocatori. Sì, ma certo, per dei ragazzi giovani che giocano e poi cominciano a portarsi alle spalle delle vittorie li aiuta, e poi quando hanno potenzialità e possono crescere, continuare a migliorare, questo sicuramente li aiuta e li porta a giocare sempre meglio e poi a fare quello che stanno facendo tuttora. Senti, il campionato invece al di là di questa semifinale di Enrico Diamantini come lo giudichi? Positivo, direi di sì, comunque individualmente, insomma non puoi credo lamentarti, magari ti aspettavi di giocare di più, di avere un pochino più di spazio. Sì, alla fine come lo giudico allora? Per quel che ho avuto di spazio alla fine è andata abbastanza bene, poi uno vuole sempre fare meglio, certo. Anche su una partita dove le cose vanno più o meno bene magari vorrebbe fare meglio anche delle piccolezze, delle cose, perché non, di solito io non sono quasi mai soddisfatto e poi dopo ovviamente come dicevi anche te, sì, probabilmente avrei voluto giocare di più, a dare più il mio contributo, questo sicuro. Però l'importante adesso, siamo in una fase un po' nella fase finale, come certo. Dobbiamo portarci a casa la vittoria e quindi pensiamo un po' a quello di squadra, come viene, basta che venga di squadra e che venga questa vittoria. E bisogna ancora crederci con fermezza, sì, no, sì, Enrico, certamente. Perché altrimenti è una stagione con mille difficoltà, l'abbiamo più volte detto, però c'è questo obiettivo, è sfumata la prima vittoria in semifinale, ma questa qualificazione alla finale è ancora apertissima. Sì, 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 sicuramente. Sì, adesso si è persa gara 1, però non bisogna pensare e buttarsi giù, ecco, non bisogna di sicuro buttarsi giù. E pensiamo alla gara 2, incominciamo a pensare a gara 2, cancelliamo quella di ieri e pensiamo ad andarla su e fare il nostro gioco, che poi di sicuro il resto verrà. Enrico, io ti ringrazio per essere stato con noi, ti auguro una serena Pasqua intanto, anche se immagino che il giorno di Pasqua sarete qua su questo campo ad allenarvi. Sì, ci alleniamo e poi andiamo su a Trento, però tanto lo sappiamo, è così la nostra vita da sportivi, purtroppo a Natale, a Pasqua è così, però lo sappiamo tanto. Beh, insomma, siete abituati, sì, esatto, sì, sì. Quindi comunque una serena Pasqua a te e famiglia, naturalmente. Grazie. A tutti i tuoi compagni della cucina Lube Civitanova. E a proposito di una serena Pasqua, l'auguriamo naturalmente anche ai nostri ascoltatori, noi ci ritroveremo la settimana prossima, però vi lascio intanto con la rubrica Una Stella, Stella dei Campioni, curata da Gaia Cormio in collaborazione con Delta Motors, ricordo concessionaria per Ancona, Macerata e rispettive province dei brand Mercedes, Benz, Hyundai e Smart. Ospite di questa puntata Robert Landi Simone, un'intervista, anche questa è una rubrica assolutamente da non perdere. Ancora una serena Pasqua a tutti, lunedì di nuovo in campo nel giorno appunto di lunedì Pasqua per la Cucina Lube Civitanova, gara in trasferta contro Trento, per giocare poi gara 3 in casa, quale Rosuole Forum, giovedì alle 20:30. Vi ricordo che oltretutto è già aperta la prevendita, quindi avrete modo, comunque aprirà a breve, di acquistare il biglietto italiano per seguire naturalmente questo importante appuntamento. Chiudo veramente, scusa Enrico, ti ho già salutato, un'altra domanda, il pubblico, perché è stata una componente importante, sì, infatti, perché ha risposto positivamente in questa gara 1. Non avevamo parlato, no, giusto, giusto, sì, sì, finalmente abbiamo rivisto un palazzetto pieno e quello di sicuro è veramente una bella cosa, un bel segnale, una grande mano anche per noi, che ci fa veramente piacere, soprattutto ovviamente quando siamo in casa, non quando siamo fuori un po' meno. Perché anzi ci crea più un dispiacere, ma quando siamo qua ci fa piacere, anche perché purtroppo in questi ultimi anni con le varie restrizioni Covid eccetera avevamo sempre un palazzetto un po' ridotto. Sì. E mentre da ieri abbiamo visto veramente molte persone che c'erano vicine e ci sostenevano e ci aiutavano, quindi li ringraziamo e ci rivedremo penso a gara 3. Grazie ancora Enrico Diamantini, continuate a seguire, ad incitare, ad essere qua presenti alle Rosuole Forum in questa fase finale di stagione al seguito della Cucina Lube Civitanova, e noi come anticipato ci ritroveremo la prossima settimana.
Landi Simon, partiamo un po' dalle tue origini. Tu sei cubano, che infanzia hai avuto? Una infanzia un pochino difficile, diciamo. Non è una infanzia semplice, ma alla fine è sempre bella, perché a Cuba siamo abbastanza liberi quando sei piccolo. Per esempio, ho avuto degli amici che hanno portato i figli là e i figli non volevano tornare perché siamo abbastanza liberi. E quando piccolo tua mamma ti lascia uscire, non è che sta a guardare dove sei o come sei, no. Vai con i tuoi amici e basta che non ti allontani molto, anche perché le altre persone ti curano. E quindi è difficile perché mancano tante cose, ma è bello perché sociabilizzi tanto, capito? Perché magari non sei chiuso in una casa come qua, perché è inverno, o per giocare con altri bambini devi aspettare di andare a scuola, queste cose. No, là in Cuba la scuola non ci piace, perché abbiamo la possibilità di giocare con tutti i nostri amici al di là, fuori della scuola. Conoscere tante persone. Eh sì, questo è molto bello. E com'è cambiata la tua vita in questi anni, da quando hai iniziato a giocare a pallavolo in maniera seria, e com'è cambiata alla tua famiglia? Diciamo che è cambiata parecchio. Penso che all'inizio la pallavolo è stata come un trampolino, cioè non sapevo che era così, pensavo che mi piaceva, sì, mi piaceva giocare qualche sport, avevo praticato anche altri sport, tipo baseball, pallacanestro, semplice, non professionale, non con dedicazione, ma giusto per divertimento. E dopo un po' la pallavolo è diventata praticamente famiglia, perché l'ho iniziata a giocare e dopo ho visto che c'era la possibilità di aiutare la famiglia, quindi ho continuato a sforzarmi triplo, perché è una cosa che mi poteva aiutare pure a me. E piano piano sì, ha cambiato la mia vita completamente, anche la mia famiglia. Io aiuto tutta la mia famiglia di qua quando posso, e quando arrivo là faccio una festa, tipo il giorno del mio compleanno faccio una festa dove invito tutta la mia famiglia e siamo un po' insieme. E immagino che questa sia la tua soddisfazione più grande. Una delle più grandi. Come mai un'isola così piccola come Cuba, con così poche risorse economiche, riesce a dar vita a tanti campioni come te, come Juan Torena, Leon? Come ti ho detto, ti stavo spiegando prima, che era è che il bisogno ti porta a diventare qualcuno. Quindi quando non hai nulla da piccolo, tipo io non c'avevo le scarpe, non c'avevo i vestiti, non c'avevo niente, quindi la pallavolo ti dà la possibilità di avere tutte queste cose, allora ti sforzi al massimo. Alla fine penso che la potenzialità le abbiamo anche di natura, e dopo la qualità se la mettiamo un po' anche di normale, perché abbiamo la possibilità di giocare con quelli più forti, quindi riesci a guardare cosa fanno loro, e guardando loro riesci anche un po' a imitarli. E dopo che passa il tempo, alla fine ti trovi con dei bei giocatori, perché sono tutti a sforzarsi, perché sanno che la pallavolo ti può cambiare la vita. Infatti lo fa tanti di noi, e questo è molto bello. Provare a sentire questa sensazione di cambiare la nostra vita per un sport è veramente bello. Per questo che vengono tanti giocatori fuori, non solo di pallavolo, vengono di tutti gli sport, sì, secondo sì, me. Sì, sì. Cioè, ho visto l'atletica leggera, che vengono fuori anche dei regolista mondiali, regolista olimpici. Ho visto del baseball, che sono grandissimi giocatori di baseball. Ho visto adesso stanno uscendo anche di pallacanestro, che prima non uscivano, ma secondo me per il tempo che ci voleva escono tutti gli sport, del pugilato, tutto. Cioè, alla fine è un paese che butta fuori, perché il bisogno ti porta a queste cose. Cioè, il bisogno, certo. Lo sport ti può aiutare, allora ti impegni al 100%, tipo non è uguale se tu sei nato con tutto, non li metti la tensione che ci vuole a qualcosa che magari non hai la stessa voglia di arrivare. Esattamente, ci vuole sacrificio, perché alla fine allenarti tutti i giorni a certo livello, con certa qualità, e stare lì tutti i giorni,
è molto difficile. Se tu sei nato con tutto, tu dici perché io devo fare questo, se alla fine io c'ho tutto. No, se sei nato con poco sicuramente o con niente, sicuramente ti impegni, perché questo ti può cambiare la vita. Parlando del presente, chi ti conosce bene sa che da qualche anno ti sei dedicato anche alla ristorazione. Hai aperto dei ristoranti che funzionano bene qui a Civitanova. Come ti è venuta quest'idea? Guarda, quando sono arrivato qua in Italia, sono arrivato a Brasile e volevo mangiare un giorno brasiliano e parlo con Mauro, il mio socio del ristorante. Mauro e Marta eravamo a Senigallia la prima volta che li ho visti. E gli ho chiesto, oh, guarda, dove c'è un brasiliano dove possiamo mangiare? Mi hanno detto, guarda, che non c'è nessun brasiliano qua vicino. Il più vicino è Arricione. Ho detto, come che Arricione? Arricione? Dove? No, una ora e un quarto più o meno di qua. E io ho detto, ma non c'è nessuno più vicino di quello? No, no, non c'è più nessuno più vicino di quello. E loro hanno iniziato a dirmi, no, no, guarda che non c'è nessuno, ma possiamo aprirlo. E io ho detto, apriamolo allora. Perché secondo me è una bella idea. Mi ha detto, guarda che è impegnativo, te lo sto dicendo scherzando, è impegnativo, molto impegnativo. E io mi sono messo quell'idea in testa e secondo me alla fine li ho convinti e l'abbiamo fatta. E dopo piano piano siamo venuti, che no, che si invenno, che dove facciamo, dopo che si arriva una bella idea. E alla fine abbiamo detto anche arriva. Comunque sono idee che ti vengono anche spontaneamente, secondo me sono belle, perché alla fine il mangiare bene si accetta dappertutto. Dove vedi invece il tuo futuro? In Italia, e in veste di cosa? Imprenditore o allenatore, dirigente o entrambe le cose? No, dirigente sicuramente no. Mi piacerebbe più o allenatore o, non so, manager. Sicuramente per girare un po', perché mi piace girare un po', guardare le partite. Sempre mi è piaciuto questo. Secondo me di manager non tanto, perché costruire una squadra per vincere secondo me si soffre un pochino. E allenatore anche ci soffrirò, perché magari no, magari ti dico quello, magari mi sbaglio. Ma vediamo, secondo me io penso un passo alla volta. Prima pensiamo a vincere questo campionato, che è bello. E dopo sicuramente vediamo cosa succede nella mia vita. Ma penso che anche del ristoratore non mi dispiacerebbe, penso che tutto sarebbe un bel complesso delle cose. Ma sicuramente Civitanova è uno dei posti che sto pensando da rimanere. Quindi Italia? Sì. Va bene, adesso allora mi porti a vedere uno dei tuoi ristoranti. Va bene, senza problema. Un piacere. Alla prossima. In bocca al lupo e ci vediamo presto.